Cos'è questa storia della barca? In che cosa ti sta coinvolgendo quello stronzo? Non mi sta coinvolgendo. Lo sto solo aiutando a fare una cosa, tutto qua. Glielo devo. Glielo devi? Tutte quelle storie esaltanti per farmi credere che sei uscito dal giro. Ma non è vero. Storie esaltanti? Ma che cosa vuol dire storie esaltanti? Perché mi hai fatto credere che quelle balle sulle Bahamas è il paradiso? Perché tu non sei cambiato! Non sei cambiato per niente! Che cazzo mi vorresti dire? Che la mia voglia di uscire dal giro è soltanto un mucchio di balle che io racconto a te, e così come fai a dirlo, Gale? Come fai a dirlo? Come fai a dirlo? Lo sai che sono quasi fuori! Come fai a dirmi tutte queste cose? Io devo fare solo quest'ultima cosa e basta. E poi sono fuori. Io lo devo questo a te. Tu non gli devi un cazzo! È una tua idea, Charlie. Questo è il tuo problema. Oh, per questo quelli come te non si tirano mai fuori, non ci riescono. Tu non mi stai a sentire, Gale. Come posso farti? Che hai imparato nel quartiere, tutti i tuoi istinti da strada non servono ad altro che a farti uccidere. Dave è un mio amico. Gale. Ho un debito con lui. Questa è la mia vita. Io sono come sono, nel bene e nel male. Non posso farci niente. Un criminale che vuole cambiare vita, ma la sua vecchia vita, la strada, lo viene a cercare per saldare un vecchio debito. Ce la farà a tagliare i ponti con chi è stato ed essere chi ha deciso di essere? Carlito's Way sembra la trasposizione cinematografica delle domande fondamentali della filosofia. Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Proviamo oggi a rispondere ad esse seguendo le indicazioni di Martin Heidegger. Nella sua opera Essere e Tempo del 1927, Martin Heidegger dà diverse definizioni dell'uomo. In primo luogo, l'uomo è l'ente ontologico per eccellenza, cioè quell'ente che, unico fra tutti, si pone il problema dell'essere. È dunque lui che va interrogato se si vuole scoprire qual è il senso dell'essere. In secondo luogo, l'uomo è un esserci, un essere qui, in una situazione data che tanto dipende dal passato quanto è aperta sul futuro. Una situazione che è condizionante l'uomo, ma che può essere da lui in qualche misura modificata. Insomma, dicendo che l'uomo è un esserci, Heidegger intende dire che l'uomo vive in uno spazio aperto del presente che è legato al passato, ma ha anche un orientamento al futuro. In terzo luogo, l'uomo è un essere nel mondo. Non è, come pensava Cartesio, una pura res cogitans, un puro pensiero di fronte contrapposta a una res extensa, la materia. L'uomo non è come un soggetto di fronte a un oggetto, è immerso nel mondo, è coinvolto in ciò che incontra nel mondo e immediatamente in una relazione stretta con le cose e con gli altri uomini. Heidegger dice: l'uomo è un essere presso le cose e un conesserci con gli altri uomini. E la modalità dell'essere dell'uomo nell'incontro con le cose e con gli altri uomini è il prendersene cura. Le cose e gli altri per lui sono importanti, dotati di un significato, ne è coinvolto appunto. Prendersi cura delle cose significa non rappresentarsele per quelle che sono, come se fossimo un soggetto puro, distaccato da esse, ma dare loro un significato, inserendole nel nostro progetto di vita. Le cose sono degli utilizzabili, afferma Heidegger. D'altra parte, prendersi cura degli altri uomini significa appunto non trattarli come degli oggetti della nostra azione, fosse anche della nostra cura, ma aiutarli a prendersi in prima persona cura di sé. Un'altra definizione di uomo è esistenza. L'uomo non tanto ha un'esistenza, ma è esistenza. Existere, la capacità di porsi fuori da ciò che si è verso ciò che non si è ancora. Uscire dalla realtà verso la possibilità. Sporgersi fuori di sé e proiettarsi in avanti. In quanto esistenza, l'uomo è dunque anche progetto. Ma questo progetto parte da condizioni date, fuori controllo, imprescindibili. Quindi l'uomo è sì un progetto, ma è anche un essere gettato, che affonda le sue radici in ciò che è stato e in ciò che si trova ad essere. Quindi l'uomo è un progetto gettato, costretto in una dimensione paradossale, sempre in bilico, un ci, un qui, sempre teso tra una proiezione verso il futuro e un contromovimento che lo tiene ancorato al passato. Essere gettato, esserci, progetto, passato, presente, futuro. Il senso dell'essere dell'uomo è la temporalità. Il senso dell'essere dell'uomo è il tempo. Senso come direzione, ma anche come significato. Il mio essere dipende da quale significato do al mio passato, al mio presente,
al mio futuro? In quale misura mi sento legato dalle mie esperienze passate? Sono consapevole della mia situazione attuale? Ho la capacità di proiettarmi verso il futuro? Essere e tempo, congiunzione, titolo del libro, potrebbe anche essere tradotto essere e tempo. La temporalità è il senso dell'essere, se si parla dell'uomo. Il problema è che, innanzitutto e per lo più, l'uomo non è cosciente della propria capacità di uscire fuori da quello che è per proiettarsi verso il futuro. Non ha coscienza di poter essere un'esistenza e un progetto. Dunque aderisce immediatamente a quello che si trova ad essere, cadendo così in una condizione di esistenza inautentica. Un'esistenza uneigentlich in tedesco, letteralmente non propria, disappropriata, non decisa da sé ma da altri. Da chi dunque? Dal mondo che ci circonda e che ci condiziona. Il mondo del sì lo chiama Heidegger, il mondo dove uno pensa, dice, fa quello che si pensa, si dice e si fa. Il mondo dove nessuno è veramente se stesso, ma coincide con l'anonimo sì, dove l'individuo scompare nella massa. Per uscirne una sola possibilità, guardarsi allo specchio e vedersi per quello che si è davvero. Ed ecco l'ultima definizione di uomo di Heidegger. L'uomo è un essere per la morte, un pensiero che ci angoscia, ma la morte è la mia possibilità più propria, quella che mi costringe a fare i conti con me stesso, perché non mi tocca in una zona periferica del mio essere, mi tocca nel mio ci, nel cuore della mia esistenza. Può annullare il mio esserci, ma qui sta la sua chance, può risvegliarmi dall'aderenza immediata e inconsapevole al mondo del sì e rivelarmi la possibilità di un'esistenza autentica. Come? Mostrandomi appunto che io, le cose, le persone che incontro nella mia vita non siamo realtà date e assicurate, ma appunto sono possibilità da curare, da inserire in un progetto di vita mio, consapevole, scelto, autentico. Certo, poi per quanto io mi progetti sarò sempre il progetto di una nullità, sia perché sarò chiamato indietro dal mio essere gettato, sia perché la mia destinazione finale sarà comunque il nulla. E tuttavia qui sta la possibilità di uscire dall'inautenticità verso l'autenticità. Bisogna abbracciare una decisione anticipatrice della morte, che non significa suicidarsi, ma vivere orientati verso di essa, permettendo alla morte di illuminare retrospettivamente tutta la nostra esistenza, in modo che essa appaia per quello che è, una possibilità, la mia possibilità. Solo in questo modo potrò uscire da una vita decisa dagli altri, dissolta nell'anonimato del mondo del sì, e vivere in prima persona la mia vita, consapevolmente e autenticamente.